Buongiorno, ciao a tutti. Bene, è scattata l'ora X, quindi cominciamo la trasmissione. Se qualcuno vuole farmi sapere se ci siamo a livello di audio, a livello di... La chat è attiva, quindi se volete scrivermi qualcosa siete liberi assolutamente di scrivermi. Sono super emozionata. Veramente sono molto emozionata per questa prima diretta che riesco a fare e voglio ringraziarvi tantissimo per il supporto che avete dato a questo progetto. Niente, mi parte un po'. Ciao, Sere. Ecco, sono molto contenta del progetto che siamo riusciti a realizzare con Michele. È un progetto di questo dei video su YouTube a cui pensavamo da tanto, però ovviamente a volte mancano il tempo, le energie, mancano gli spunti e quindi questa situazione così particolare che ci ha costretti a rimanere a casa in realtà mi ha dato la possibilità di esplorare un nuovo territorio, di andare oltre la mia comfort zone, sempre un pochino ciao a tutti ragazzi. Bene, perfetto. Sto tranquilla, sì, sono un po' emozionata comunque. E quindi portare avanti questo progetto mi ha dato modo di riflettere anche tanto su quello che è il Pilates, su quello che significa come disciplina, su quello che vale come disciplina. Mi ha dato modo di capire anche che direzioni si possono prendere con il Pilates. Bene, io direi che possiamo partire. Mi allontano un pochino, vado a prendere posizione e vi do qualche dritta su quello che andremo a fare oggi durante questa lezione. Voi prendete il tappetino, sistematevi bene, trovate un po' di spazio, un po' di tranquillità per questo momento che passeremo insieme. Ciao Claudia, ciao Alessandra, buona giornata di lavoro, ci vediamo quando potrai seguire questo video con i tuoi tempi. Bene, ok, allora. Quindi io prendo posizione qui e dopo avervi ringraziati per il vostro supporto, voglio farvi riflettere su una citazione di Pilates che ho trovato. Ci sono tantissime citazioni che girano, ce ne sono alcune veramente famosissime, però ne ho tirata fuori una che mi sembra pertinente di più alla situazione che stiamo vivendo. E quindi ve la leggo, ho preso due appunti e mi sembra uno spunto interessante su cui riflettere adesso che non possiamo frequentare la nostra palestra preferita, adesso che non siamo costretti a uscire di casa per dedicarci quel momento di benessere, ma che dobbiamo cercare in ogni modo. Quindi Pilates a un certo punto dice: Contrology è il nome che Pilates ha dato alla sua disciplina quando l'ha creata. Quindi noi gli abbiamo dato il nome Pilates da Joseph Pilates, però lui la chiamava Contrology. Il suo pensiero è: Contrology non è un estenuante sistema di esercizi monotoni ripetuti quotidianamente fino alla nausea e non richiede che tu ti iscriva a una palestra né che acquisti attrezzature costose. Puoi trarre tutti i benefici di Contrology anche a casa tua. Quindi tanti di voi mi hanno detto che per loro è impossibile ritagliare uno spazio sia a livello fisico, sia magari creare uno spazio per il Pilates, sia creare un momento. Okay, i figli magari sono a casa, quindi è difficile. Però questa citazione mi ci dà modo di riflettere sul fatto che è vero, noi amiamo il reformer, chi di voi ha lavorato sul reformer, sulle macchine, sulla Acer, sulla Cadillac sa quanto preziose sono quelle macchine. Però è un momento in cui non possiamo avere accesso a quello. Quello che possiamo fare però è tantissimo, quindi nonostante noi non possiamo uscire per andare nello studio di Pilates, ci basta veramente un tappetino per riuscire a portarci dietro tutti quelli che sono i benefici del Pilates. Quindi veramente il mio incoraggiamento è, per quanto possa difficile, essere difficile farlo da soli e a casa, provateci. È vero, il Pilates non è una disciplina ad alto rischio, però ci sono sempre delle sensibilità che ognuno ha, quindi mal di schiena, cervicale, è comunque, bisogna stare attenti, quindi è chiaro che essere seguiti da un professionista costantemente è una cosa diversa. Però insomma, cerchiamo di darci qualche coordinata su cui lavorare per entrare in un lavoro che sia sano per il nostro corpo, ci aiuti a rinforzare la muscolatura e non crei troppi stress. Quindi cerchiamo anzi di eliminare gli stress.
Quindi fatemi solo controllare. Bene, buongiorno, ciao Claudia. Bene, ok, quindi oltre al tappetino potrebbe servirvi uno spessore da mettere sotto la testa. Quindi se siete abituati a sdraiarvi sul pavimento con un supporto per la cervicale, mettetelo pure. Cominciamo a sdraiarci sul pavimento e sul nostro materasso. L'allenamento di oggi l'ho chiamato flexion free perché non prevede flessioni del torace. Quindi tutto quello che è flessione del torace, avvicinamento delle coste verso il bacino, oggi non è contemplato. Perché? Perché alcune persone soffrono particolarmente di cervicale, quindi avere la testa da una posizione supina, ad esempio, che si sposta, si solleva costantemente, crea troppa tensione sul collo, quindi nonostante noi cerchiamo di portare l'appoggio dietro la nuca, può essere che la tensione sia eccessiva, quindi non riusciamo a usare bene gli addominali perché subentra troppa tensione sul collo. E c'è una categoria di persone che soffre di ernia iatale, quindi soffre di ernia collocata proprio dove c'è il diaframma, tra il diaframma e il stomaco. E quindi le flessioni del torace sono veramente poco indicate perché potrebbero stimolare una fuoriuscita dell'ernia. Quindi ci renderemo conto che anche senza flessione del torace possiamo fare tantissimi esercizi. Bene, pronti per partire. Quindi andiamo a sdraiarci sul pavimento, pancia in su, testa bene appoggiata, qui possiamo mettere lo spessore sotto la testa se volete, i piedi bene paralleli tra di loro in linea con le vostre anche, quindi schiena bene, e andiamo a cercare il neutro del bacino. Quindi cerchiamo di portare bene in appoggio l'osso sacro, quindi osso sacro pesante, zona lombare leggermente più scarica. Quindi ricordatevi, non è una mano che passa sotto al bacino, è una questione veramente di millimetri. E poi mettere tranquillamente le mani sulle creste via che su questa parte del bacino per capire dove si trova come è posizionato il tuo bacino. Ora, abbiamo parlato in un paio di video precedenti di pavimento pelvico e trasverso dell'addome. Quindi proviamo, prima di fare qualsiasi movimento, a pensare di attivare il pavimento pelvico, quindi trattengo la pipì e di conseguenza vado ad attivare anche il trasverso dell'addome, quindi stringo la pancia senza cambiare il neutro del bacino e cerco questa attivazione di pavimento pelvico e trasverso. E mentre faremo la prima sequenza che è dedicata alle braccia, cercheremo di rimanere consapevoli di questa contrazione in cui la muscolatura è attiva. Quindi portiamo le braccia verso il soffitto, palmi che si guardano tra di loro, la cervicale bene allungata, quindi piccola pressione della nuca sul pavimento. Andiamo a immaginare di avere una palla tra le mani e di portare questa palla verso il soffitto usando le scapole. Quindi inspira, separa leggermente le scapole, espira, retrae, quindi porta le scapole una vicino all'altra. Inspira, protrai, ed espira, retrai, fuori l'aria. E ancora, inspira, piccola salita, ed espira, scendi. E ancora inspira, sali, ed essere ritorna. Quando sali, pensa di non sollecitare troppo il trapezio superiore, quindi non esagerare nella salita, altrimenti quel muscolo si contrae in modo eccessivo. Facciamo l'ultima discesa, torniamo al neutro e riportiamo le braccia giù, con i palmi bene appoggiati. Muoviamo ora le scapole in senso orizzontale, quindi le facciamo scivolare sulla cassa toracica e sul materasso, verso la testa, e lontano dalla testa. La sensazione è che le mie mani scivolino sul pavimento, sul materasso, mentre le scapole si muovono. Quindi io inspiro, porto le scapole verso la testa, ed espiro, le porto, porto le mani a cercare i piedi, fuori l'aria. Inspira, fai scivolare le scapole verso l'alto, ed espira, vai giù, fuori l'aria. Ancora inspira, ed est, fuori l'aria, scendi, e ancora inspira, ed essere ritorna giù, facciamo l'ultimo, inspira, sali, ed essere ritorna verso il basso. Bene. Riporta le braccia verso il soffitto, qui sentiti libero tranquillamente di andare fino a dove riesci. Il movimento può amplificarsi, stiamo riscaldandoci, quindi permette al tuo corpo di scaldarsi gradualmente. Ora, palme che guardano in avanti, inspira, porta le braccia verso la testa, ed espira, portale a sfiorare il pavimento. Pavimento pelvico attivato, inspira, ed espira, fuori l'aria. Ancora, inspira, sali, ed est, fuori l'aria, scendi.
Ancora inspira, sali, prova a vedere se riesci ad andare un pochino più su e adesso scendi e ancora inspira, sali, pavimento pelvico, rimani consapevoli di quel pavimento pelvico attivato e ritorna giù e facciamo gli ultimi due, inspira, sali, non aprire le coste e fuori l'aria torna verso il basso, ancora uno, inspira, vai verso la testa e ritorna verso i fianchi. Ora torna verso il soffitto, gira di nuovo i palmi uno verso l'altro. Mi raccomando, le braccia non sono mai iperestese, quindi non vado a bloccare i miei gomiti, ma li sblocco. Sono appena morbide queste braccia. Inspira qui ed espira, aprile verso l'esterno, senza però arrivare fino al pavimento. E ritorna su. E ancora, fuori l'aria, apri. Inspira, ritorna. Ancora fuori l'aria, tre. Inspira, ritorna e ancora fuori l'aria 4 e risali, ancora apri bene 5, senti l'apertura bene nel busto, nei pettorali e ancora fuori l'aria 6, facciamo gli ultimi due così, ancora apri 7 e ritorna e ancora 1, 8, ritorna su, fermati, ora andiamo a fare tutto il cerchio, però sempre con questo principio che le braccia non vanno mai completamente a toccare il pavimento. Cominciamo verso la testa, inspira, espira tutto il cerchio, arriva fino a sfiorare i fianchi e riparti, inspira ed espira, fuori l'aria mentre scendi, inspira, sali ed espira, apri e scendi, sfiora ogni volta i tuoi fianchi, in, a pavimento pelvico attivo e fuori l'aria scendi e facciamone ancora uno, in ed essere ritorna giù. Inspira, inverti la direzione, fuori l'aria scendi fino ai fianchi, in, apri e sali. E ancora, fuori l'aria 2, inspira, ritorna, ancora fuori l'aria 3, potreste incontrare ostacoli nel vostro cerchio, a volte 4, e ritorna, facciamo l'ultima da questa parte, 5, ritorna su e riporta le braccia lungo i fianchi. Ok, proviamo a portare i piedi appena più vicini ai nostri glutei, quindi accorciamo leggermente la posizione delle gambe, togliamo lo spessore da sotto la testa, perché ci prepariamo per la sequenza di shoulder bridge, di hip rolls, quindi del movimento che porta il bacino verso l'alto, quindi togliamo lo spessore sotto la testa perché stiamo portando del peso verso la testa, quindi non vogliamo creare tensioni sul collo. Cominciamo siamo rimasti in neutro, quindi andiamo a fare fuori l'aria, piccola retroversione, quindi imprinta e release. Andiamo ad alternare semplicemente le posizioni di retroversione, ispirando, e inspiro, neutro. E fuori l'aria, retroversione, vado a schiacciare completamente la colonna sul pavimento, inspira, torna a creare quella piccola curva. Ancora, fuori l'aria, retroversione, tieni le mani magari sul bacino per sentire questo movimento. Inspira, ritorna. E ancora, fuori l'aria, pavimento pelvico e attivo bene gli addominali. Inspira, ritorna. Cerca di non contrarre i glutei in questa prima fase. Ancora due, fuori l'aria, retroversione. Inspira, ritorna. E ancora uno, ombelico alla colonna, retroversione. E ritorna al neutro. Creiamo una piccola progressione in cui, oltre a questa retroversione, attiviamo i glutei e solleviamo però solo a metà la colonna. Quindi andiamo in retroversione, poi solleviamo solamente il nostro sacro. E poi srotoliamo e ritorniamo al neutro. Inspira qui, espira. Retroversione, sali. Inspira mentre torni al tuo neutro. E ancora, fuori l'aria, retroversione, attiva i glutei. Inspira, torna bene al tuo neutro e avanti così, fuori l'aria, attiva bene gli addominali e i glutei, inspira, ritorna e ancora gli ultimi due così, fuori l'aria, retroversione, inspira, ritorna e ancora uno, fuori l'aria, ombelico alla colonna, glutei che si attivano e ritorna giù, molto bene. Ora proseguiamo, quindi la colonna articola, il bacino sale e io vado a portare il peso sulle scapole. Quindi lascia bene le braccia lungo i fianchi, inspira dal neutro, espira, retroversione, attiva i glutei, sposta il bacino verso il soffitto, quindi vertebra dopo vertebra sale. Mantieni l'apertura delle tue clavicole, la cervicale allungata, senti bene la pressione su tutta la pianta del piede, dita comprese. Inspira ed espira, chiudi le coste. Una vertebra dopo l'altra ritorna giù e appoggia fino al neutro.
Inspira qui ed espira prima gli addominali, poi i glutei. Appoggia bene tutta la pianta del piede, sali. Inspira, non perdere la connessione addominale quando sei qui. Ed espira, ritorna giù, srotola bene verso il basso. E di nuovo inspira ed adesso fuori dal retro, versione del bacino sale, attiva bene i glutei. Inspira, rimani ed espira una vertebra dopo l'altra, ritorna giù. Bene, ora portiamo il bacino su e giù senza articolare, quindi quando sali pensa di stringere bene i glutei e di arrivare nel punto in cui sei arrivato poco fa e quando scendi però pensa di scendere direttamente con l'osso sacro verso il pavimento senza articolazione della colonna. Inspira qui ed espira sali. Uno. Inspira, ritorna. Fuori l'aria. Due. Inspira, scendi. Ancora sali. Tre. Bacino che torna diretto al neutro, ancora fuori l'aria 4 e ritorna, ancora fuori l'aria 5, inspira, scendi, ancora stringi bene i glutei 6 e ritorna, avanti, fuori l'aria 7 e ritorna, ancora avanti 8 e ritorna, facciamo gli ultimi due così 9. E ritorna ancora uno, 10, benissimo, ritorna. Proviamo a creare un minimo di coordinazione, quindi con le braccia sui palmi rivolti in avanti andiamo a opporre il movimento delle braccia con quello del bacino. Quindi inspira qui ed espira, bacino sale, le braccia scendono, non appoggiare le braccia completamente, inspira, ritorna. Se vuoi, quando torni giù con il bacino, non appoggiare il bacino, quindi continua a sentire l'attivazione delle gambe anche quando il bacino sfiora il pavimento. Inspira, prepara ed espira, sali. 1. Inspira, ritorna. Fuori l'aria 2. E risfiora il pavimento. Fuori l'aria 3. Inspira, ritorna. Sali 4. E ritorna. Avanti così. 5. E ritorna. Senti bene i glutei che lavorano. 6. E ritorna. Ancora fuori l'aria 7. E ritorna. Avanti. Fuori l'aria 8. E facciamo gli ultimi due. Fuori l'aria 9. Sul prossimo ci fermiamo su, appoggiamo le braccia completamente, quindi premiamo leggermente con le braccia sul pavimento e andiamo a fare un solleviamo una gamba a tavolino e poi la riportiamo giù. E quando solleviamo questa gamba cerchiamo di non modificare la posizione del bacino. Cambiamo gamba, andiamo dall'altra parte, sollevo e riappoggio. E sollevo e riappoggio, punta tallone, sollevo. Riappoggio, sollevo, bene, riappoggio e cambia gamba ogni volta e ritorna giù. Facciamo gli ultimi due, uno per lato, sali e scendi, ancora sali, scendi, rimani bene su con il bacino, questa volta articola per tornare, quindi srotola bene la colonna qui e ritorna. Tira un secondo le ginocchia verso il petto, quindi diamo un pochino di scarico alla zona lombare. Che stiamo cercando comunque di non sollecitare eccessivamente. Andiamo a sciogliere un pochino anche i glutei in modo che si allunghino un pochino prima della prossima sequenza. Quindi riporta le gambe giù. Andiamo a fare il nostro figure four stretching, quindi il nostro quattro con le gambe. Quindi caviglia destra sul ginocchio sinistro, tiro le gambe verso il petto. Se riesco vado ad agganciare le mani sotto alla coscia sinistra in questo caso e vado a delicatamente tirare verso il petto. E ritorna. E ancora fuori l'aria tira. Inspira, ritorna. E ancora fuori l'aria tira. E ritorna. E cambiamo lato, andiamo dalla parte opposta. Apriamo bene il ginocchio verso l'esterno, poi tiriamo e agganciamo la gamba opposta e delicatamente tiriamo verso il petto. E ritorna. Quindi delicatamente streccia quel gluteo. E ritorno, ne facciamo ancora uno, fuori l'aria, ritorno. Se questa posizione sdraiata non è particolarmente comoda, possiamo intanto cominciamo a girarci, possiamo sempre usare una sedia sulla quale accavalliamo le gambe e andiamo a ottenere lo stesso risultato. Bene, ok, andiamo a sdraiarci su un fianco. Quindi, cominciamo magari con la vostra gamba destra e andiamo a sistemarci in questa posizione.
La mano può essere in questa posizione o, se preferisci, puoi anche appoggiarti qui. Se hai il cuscino a disposizione, puoi mettere anche il cuscino tra la testa e il braccio. L'importante è che la posizione in cui si trova la tua cervicale sia rilassata, che non ci siano tensioni dove non servono. Cominciamo con la gamba di terra leggermente piegata e andiamo a stendere bene la gamba sopra. E cerchiamo di lavorare per mobilizzare quest'anca. Quindi cerchiamo di portare. Allora, il nostro obiettivo sarà quello di rendere le anche il più possibile verticali, quindi di allinearle, di creare un allineamento fisiologico. Spesso però quest'anca tende a crollare verso il basso. Ora esploriamo proprio questo movimento per capire in che posizione deve essere il nostro neutro. Quindi andiamo a pensare col piede a martello, quindi gamba stesa, allineamento spalla, anca, caviglia. E andiamo a pensare di portare questo piede verso lontano dal busto e vicino al busto. Quindi il movimento è nell'anca che si allontana e si avvicina. Quindi stiamo esplorando le possibilità in cui, di posizione in cui la nostra anca si può trovare. Tira. Quando tiro verso la spalla dovrei sentire l'obliquo che si attiva, quindi l'addominale laterale che si attiva quando tiro, e forse dall'altra parte invece si attiva l'obliquo appoggiato sul pavimento. Cerchiamo di rimanere in una posizione intermedia in cui, se prova a mettere una mano sotto al busto e senti che stai attivando il tuo obliquo basso sotto, verso il pavimento. La mano sopra può stabilizzarti qui. Punta il piede, stiamo per fare dei piccoli cerchi con le gambe, con la gamba. E questi cerchi, siccome tenderanno a sbilanciarci leggermente avanti e indietro, hanno bisogno di stabilità che parte anche da questa gamba, dalla gamba di terra. Quindi premi con quella gamba che è rimasta sul pavimento, senti la verticalità delle tue anche, punta bene il piede, allunga bene quella gamba e partiamo. Una, due, tre, quattro. 5, 6, 7, 8, 9, cambiamo direzione. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fermati al centro. Ora facciamo 10 piccoli molleggi su. Molleggia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ritorna. Bene. Ora piega di più le tue ginocchia. Se siamo in questa posizione, andiamo tutti in qui, quindi con o senza cuscino. Il braccio libero è allungato in avanti, altezza spalla. Ora andiamo a fare un cerchio in cui il braccio si porta dietro il busto e poi torniamo in avanti. Quindi tutta la circonduzione del braccio. La mano di terra deve sostenere la testa in modo che non ci siano sollecitazioni della cervicale. Quindi porta il braccio in avanti verso la testa, segui con lo sguardo, permetti al busto e anche al bacino leggermente di accompagnare. Quindi non essere troppo fiscale sul separare il busto dal bacino. Facciamone ancora due. Vai, apri e ritorna. E ancora uno, apri, ritorna. Ok, bene. E ci prepariamo per fare tutto dall'altra parte. Quindi andiamo a sdraiarci sull'altro fianco. Anche qui trova la posizione che preferisci per la testa, per la cervicale, la gamba di terra leggermente piegata, la gamba sopra invece distesa. Quindi andiamo a cercare il nostro allineamento spalla, anca, caviglia, piede a martello. La mano puoi metterla sul fianco inizialmente per sentirlo muovere. Quindi pensa che il piede viene tirato lontano da te e poi lo porti verso di te. Quindi la tua anca si sposta vicino alla spalla, lontano. Vicino attivo l'obliquo e lontano attivo l'altro obliquo. Quindi cerco di esplorare un pochino questo range di movimento. E poi mi fermo in una posizione centrale, quindi cerco di sentire che sto appoggiando bene sull'osso del femore della gamba che è rimasta giù. Quindi mi metto bene qui in allineamento, mano appoggiata, punta tirata e cominciamo con i cerchi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cambia direzione. 1,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fermati bene al centro, continua a sentire la verticale delle tue anche, la punta tirata, la gamba completamente distesa e molleggia verso il soffitto. Molleggia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ritorna. Appoggia, piega leggermente di più le gambe, cambia la posizione della tua testa, allunga il braccio in linea con la tua spalla e ora porta il braccio verso la testa e ruota indietro. E tutta la circonduzione con il braccio. Allunga, segui con il busto e anche leggermente con il bacino. Allunga e ritorna, anche qui gli ultimi due, allunga, rotazione, torsione del busto e sostegno sempre sulla cervicale, facciamone ancora uno, allunga, apri, ritorna e riporta il braccio, aiutati con la spinta delle braccia per ritornare in posizione seduta. Bene, torniamo a metterci, ci sdraiamo a pancia in su di nuovo, quindi qui assolutamente mettiamo lo spessore sopra la testa, se necessario, e partiamo sempre con le gambe bene parallele tra di loro. Ora, lavoreremo cominciando a sollevare una o entrambe le gambe. Possiamo lavorare in due modi, o teniamo il bacino in neutro, quindi attiviamo pavimento pelvico trasverso e teniamo il bacino in neutro, o quello che forse suggerirei più di fare è andare leggermente in imprint, quindi leggera retroversione, in modo da avere la schiena incollata, una bella attivazione addominale e poi lavorare con la gamba. Quindi piccolo imprint, cervicale bene allungata, attivazione addominale, piccola pressione della zona lombare sul pavimento, comincia a sollevare la gamba destra e portala bene a tavolino, quindi femore verticale, tibia orizzontale. Ora questa gamba rimane con quest'angolo di 90 gradi e va a fare un toe tap, quindi è un tiro leggermente al petto, poi vado a sfiorare con la punta del piede il pavimento. Fuori l'aria mentre scendi, inspira, ritorna. Quindi fai bene attenzione che questa gamba non si stenda, ma che rimanga a 90 gradi. Fuori l'aria, scendi. E ovviamente mentre scendi fai attenzione che la schiena non si scolli dal pavimento. Inspira, fuori l'aria, scendi. Inspira, ritorna. E ancora fuori l'aria, scendi. E ritorna. Fermati un secondo qui. Ora allunga questa gamba. Fuori l'aria, stendi. Una. Inspira, torna, ancora fuori l'aria, 2, inspira, ritorna, attiva bene gli addominali, 3, inspira, ritorna, e avanti, fuori l'aria, 4, inspira, torna, avanti, fuori l'aria, 5, e ritorna, ombelico alla colonna, 6, e facciamo gli ultimi due, fuori l'aria, 7, e sul prossimo ci fermiamo in allungo, 8, rimani, facciamo dei piccoli cerchi, microscopici, con la gamba lunga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambia direzione. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e ritorna e riappoggia. E facciamo tutto dall'altra parte. Quindi datti un attimo di scarico sulla zona lombare e poi riprendi quell'imprint, quella piccola retroversione, porta l'altra gamba sul tavolino, sistema bene gli angoli di 90 gradi, se vuoi allunga la punta del piede, se preferisci puoi tenere anche il piede a martello o tenere la gamba, il piede, la caviglia rilassata. Inspira mentre scendi ed espira sali. Inspira ed espira, torna fuori l'aria. Quindi cerca di mantenere sempre quell'angolo di 90 gradi ed espira, fuori l'aria e ritorna, ancora sali e ritorna e ancora sali e scendi, facciamo gli ultimi due e ritorna, ancora uno, rimani, ora stendi in avanti, fuori l'aria allunga, uno. E ritorna. Quando fai questo movimento, scegli una diagonale in cui la tua schiena rimane incollata. Quindi può essere diversa per ognuno di noi. Può essere necessario tenerla leggermente più alta per evitare che la schiena ovviamente vada a inarcare, che la gamba si tiri dietro anche la schiena. Fuori l'aria allunga e ritorna. Ancora tre, fuori l'aria
ritorna ancora gli ultimi due. Sul prossimo ci fermiamo in allungo per i cerchi, quindi stendi, rimani, senti anche la pressione dell'altra gamba sul pavimento, senti che stai attivando entrambe le gambe. Cerchi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambia direzione, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ritorna. Ora torniamo nel nostro piccolo imprint, solleviamo una gamba, solleviamo l'altra gamba a tavolino e attiviamo il two taps alternato, quindi una gamba scende e alterno, fuori l'aria e scambia, quindi angoli di 90 gradi e sono i femori, pensa proprio che sia la coscia che si sposta lontano e si avvicina al busto, schiena sempre incollata, solido il lavoro degli addominali, fuori l'aria e facciamo gli ultimi 4, gli ultimi 3, gli ultimi 2, ancora uno, ritorniamo bene nel nostro tavolino. Concludiamo con il single leg stretch, quindi una gamba stende mentre l'altra rimane piegata. Inspira, prepara ed espira. Fuori l'aria, allunga e scambia. E scambia. Scambia 3, scambia 4, scambia 5, scambia 6, avanti 7, scambia 8, scambia 9. Scambia 10 e ritorna con le gambe a tavolino. Rilassa un secondo, divarica un pochino di più le tue gambe e lascia che anche le ginocchia scivolino da una parte e dall'altra. Quindi pensa, apri un pochino le tue braccia e fai dondolare un pochino il bacino destra a sinistra mentre le gambe cercano il pavimento. Andiamo a fare un po' di torsioni anche per dare un po' di scarico alla schiena. Torna al centro, riporta i piedi vicini, ma tieni le mani in una V, quindi sei libero di portarle più su o più giù in base a come ti senti comodo. Anche qui, imprint della colonna, solleva una gamba, solleva l'altra, tavolino, cerca di tenere le gambe unite. Ora, inspira, prepara, espira, pensa di mandare le ginocchia da un lato, di staccare leggermente il glute dal quale ti sposti, ma non la spalla. Quindi cerco di ruotare la testa in opposizione rispetto alle gambe, e poi mi fermo, torno al centro. Cambio direzione ogni volta. Fuori l'aria, le gambe da una parte e la testa dall'altra. E ritorno al centro. Cerco di usare la muscolatura degli addominali per dirigere il movimento delle gambe, quindi con controllo, senza far crollare le gambe verso il pavimento. E richiamo dagli addominali verso il centro e cambiamo ancora. Quindi testa sempre in opposizione alle tue gambe. E di nuovo torna al centro, facciamo ancora uno per lato. Fuori l'aria, cerca di tenere le gambe anche qui ad angoli di 90 gradi, non far crollare i piedi verso i glutei. E ritorna al centro. E facciamo l'ultima di queste torsioni. Fuori l'aria. E piano, richiama al centro. Anche qui tira un secondo le ginocchia verso il petto. Dai un pochino di allungamento alla cervicale, c'è sempre quella piccola pressione della nuca sul pavimento. E poi o ti aggrappi su una gamba o giri sul fianco e giri su. Devo fare entrare Frida. Bene. Ok. La prossima sequenza va a lavorare in quadrupedia, quindi cominciamo a metterci a quattro zampe. In quadrupedia ovviamente c'è la questione polsi che possono risultare, può risultare fastidiosa, quindi puoi sempre fare questa sequenza in appoggio sui gomiti oppure appoggiarti su una superficie tipo una sedia in cui ovviamente questa posizione di quadrupedia è più alta di questa, quindi per pareggiare posso mettermi su un supporto con i gomiti appoggiati, può essere un tavolino basso, un paio di cuscini, per pareggiare un pochino la posizione delle spalle con quella delle anche. Se hai push-up handles a portata, quindi quelle maniglie per i push-up, usale. Il pugno può essere una soluzione finché non portiamo troppo peso ovviamente sulle mani. Quindi proviamo a trovare la soluzione ideale per lavorare. Andiamo a cercare il neutro della nostra colonna, scarichiamo bene le spalle, quindi c'è una piccola pressione che stiamo facendo con le mani sul pavimento per allontanarci e sostenere. Lo sguardo pensa di portarlo in una fascia appena oltre le tue mani.
Quindi non guardare la parete davanti a te, non guardare verso le ginocchia, ma cerca di tenere lo sguardo appena oltre le tue mani. Il bacino, non lasciarlo crollare giù, e pensa di tenere un neutro. Quindi attenzione a non lasciare crollare la schiena. Andremo a fare quello che chiamiamo pelvic curl. Quindi vogliamo lavorare come abbiamo fatto prima, quando eravamo sdraiati sul pavimento, pancia in su, alternando il neutro e la retroversione, solo a livello di bacino, dall'ombelico in giù. Quindi pensa di inspirare, espira, retroversione, pavimento pelvico, addominali, inspira, torna al neutro. E ancora fuori, l'aria piccola, retroversione, inspira, ritorna, e ancora fuori, l'aria retroversione, inspira, ritorna, ancora fuori l'aria, inspira, ritorna. Puoi attivare anche i glutei insieme ai tuoi addominali, inspira, ritorna, facciamo gli ultimi due, fuori l'aria, e ritorna, e facciamo l'ultimo, fuori l'aria, e ritorna al neutro, quindi sostieni gli addominali contro la forza di gravità. Ora, dei quattro appoggi che hai, sollevane uno, supponiamo la gamba destra. Fai in modo di non crollare verso sinistra, quindi cerca di usare gli addominali per evitare di portare troppo peso sulla parte sinistra. Inspira qui ed espira allunga. Stendi la gamba indietro, fermati qui un secondo. Quindi quella gamba ben allungata, sto premendo leggermente sulle braccia, sto premendo anche sulla gamba di terra. Quindi stendo bene, sento bene la pressione del collo del piede sinistro, supponiamo che questa gamba sia la tua sinistra. E da qui il bacino, non permettere che il bacino vada troppo verso l'esterno, ma tienilo il più possibile allineato. Ora inspira, piega senza appoggiare il ginocchio ed espira, riparti in allungo. Uno, inspira, ritorna, fuori l'aria, due, senti sempre la pressione su quella gamba sinistra, ancora fuori l'aria, tre, inspira, ritorna, e avanti, fuori l'aria, quattro, bene, avanti così, ancora fuori l'aria, 5, senti bene quella gamba in allungo e ritorna, senti il gluteo che si attiva, 6, e ritorna, avanti, 7, e ritorna, ancora fuori l'aria, 8, e facciamo gli ultimi due anche qui, allunga, 9, sul prossimo ci fermiamo per i molleggi, quindi allunga, rimani e attiva i molleggi, 10 volte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ritorna. Stessa gamba, la solleviamo ancora come abbiamo fatto prima, però questa volta la portiamo verso l'esterno, quindi come se volessimo portare il ginocchio verso la nostra destra. Cercando di muovere il meno possibile il bacino, quindi inspira qui ed espira, apri, fuori l'aria e ritorna. È abbastanza piccolo come movimento, 2, e ritorna. E dovresti sentire lavorare non solamente la gamba che si sta muovendo, ma anche quella di terra. Quindi anche quella serve per stabilizzare la posizione. Fuori l'aria, apri. Ne facciamo ancora 4. Apri. E ritorna. Gli ultimi 3. E ritorna. Ancora gli ultimi 2. E ritorna. Ancora 1. Fermati. 8 molleggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ritorna. Andiamo ad allungare un secondo indietro verso i talloni, diamo un pochino di scarico ai polsi, ci fermiamo qui un paio di respiri e poi srotoliamo verso l'alto, sciogliamo un pochino i polsi, quindi facciamo qualche rotazione dei polsi se sentiamo che si stanno caricando eccessivamente. Ci rimettiamo in posizione e andiamo a ripetere tutto dall'altra parte. Quindi comincia a sollevare leggermente il ginocchio e cerca di percepire che non stai crollando verso la tua destra, ma stai sostenendo, premendo leggermente con le braccia e avendo bene la gamba che è rimasta appoggiata sul materassino attiva. Quindi vai ad allungare e fermati anche qui un secondo. Quindi cerca di sentire che il bacino è ben allineato, che stai premendo su quella gamba di terra, stai premendo delicatamente sulle braccia che sono attive, la cervicale è lunga. Inspira, torna senza piegare, cioè senza appoggiare e ritorna. Inspira e fuori l'aria allunga 2. Inspira, torna ancora allunga 3. E ritorna ancora fuori l'aria 4. E ritorna. Avanti ancora allunga 5. E ritorna fuori l'aria 6. E ritorna avanti ancora bacino stabile 7. E ritorna avanti allunga 8. E ritorna.
ritorna. E gli ultimi due, 9. Sul prossimo abbiamo i molleggi verso l'alto, quindi stendi la gamba, rimani e molleggia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e ritorna. Procediamo anche con la sequenza di apertura, quindi stesso ginocchio si solleva, inspira qui ed espira, apri. 1 e ritorna, stabilizza il più possibile il bacino. 2 e ritorna, fuori l'aria. 3 e ritorna, ancora apri. 4 e ritorna, ancora apri. 5 e ritorna, fuori l'aria. 6, facciamo gli ultimi due e poi facciamo gli 8 molleggi. 7, sul prossimo ci fermiamo in apertura e molleggiamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e ritorna. E anche qui ci diamo un pochino di allungo indietro per rilassare un pochino la schiena, sciogliere i polsi e la cervicale. E poi srotoliamo di nuovo verso l'alto, allunga bene. Anche qui posso anche agganciare le mani in questo modo, tirarle delicatamente una lontano dall'altra, giusto per strecciare un pochino e poi cambiare posizione, fare la stessa cosa dall'altra parte. Un'ultima piccola sequenza qui in quadrupedia, che è comunque una versione modificata, semplificata. Andiamo a fare una piccola sequenza di push-up. Quindi, dalla posizione della quadrupedia, andiamo a sbilanciare leggermente davanti il bacino. Quindi vogliamo portare già un pochino di carico sulle mani, pensando di portare il bacino a creare una linea con spalle anche e ginocchia. Quindi da qui l'idea è che le mie gambe rimangano ferme, puoi anche puntare i piedi per una maggiore sensazione di stabilità dietro, e andiamo a fare un piccolo push-up. Quindi inspiro, piego, ed espiro, stendo. Inspira, piccolo piegamento, ed espira. Continua a tenere addominali e glutei per non muovere il bacino. È solo il piegamento delle braccia che sposta il tuo busto verso il basso. E ancora, fuori l'aria. Facciamo gli ultimi tre se ce la sentiamo. Fuori l'aria, 1. Inspira, ritorna. Fuori l'aria, 2. Inspira, ritorna. Ancora, 1. Sciogliamo i piedi e andiamo ad allungare ancora un secondo indietro. Puoi portare le braccia anche lungo i fianchi se questa posizione ti sembra più comoda e più di rilassamento per le spalle e per la cervicale. E poi di nuovo srotola verso l'alto e vai a mettere le mani in questa posizione, delicatamente contrasta l'angolo che abbiamo appena finito di fare con i polsi. Bene, l'ultima sequenza la facciamo seduti a gambe incrociate. Se stare in questa posizione non è per niente comodo, puoi come prima cosa mettere uno spessore sotto agli ski, quindi anche arrotolare un materassino e metterlo qui sotto. Puoi usare una sedia, quindi puoi tranquillamente creare quegli angoli più aperti sulle anche che si hanno su una sedia. In ogni caso, quindi trovata la tua posizione seduta, cerca l'appoggio degli ski, quindi cerca l'appoggio delle ossa verticali del bacino e da lì visualizza proprio la linea che attraversa la colonna, esce dalla testa e si allunga verso il soffitto. Oddio. Bene, quindi cominciamo a sentire anche qui pavimento pelvico, trasverso dell'addome, una bella schiena neutra, un allungo verso il soffitto. Sentiamo che stiamo aprendo le clavicole senza forzare però la contrazione nelle scapole. E ora, lasciamo che le braccia si aprano verso l'esterno, andiamo a ruotare, agganciamo con la mano opposta il ginocchio, delicatamente tiriamo e cambiamo lato. Quindi andiamo appena un paio di secondi a tirare sempre in allungo verso l'alto e poi scambiamo di nuovo. Rotazione e lascia andare, ancora rotazione. Quindi come se volessi creare una spirale verso l'alto, rotazione ma intanto continuo ad allungarmi verso il soffitto. Bene, facciamo gli ultimi due, andiamo ad agganciare il ginocchio e poi facciamo l'ultima e ritorniamo al centro. Una mano appoggiata sul ginocchio, l'altra mano invece fa tutta la rotazione. E lasciamo che il movimento del busto accompagni quello del braccio. Quindi se il braccio ti chiede di portarsi dietro la testa e il busto, lascia che vadano insieme. Quindi non creare troppa censura nel movimento, lascia che fluisca, che segua questa rotazione
questo allungamento e lascia che il tuo corpo dirige il movimento. Apri e ritorna, facciamo gli ultimi due, apri e ritorna, ancora uno e cambiamo braccio, dall'altra parte tutto il giro e ritorna. Quindi dati proprio un allungo, quando vai indietro senti il pettorale che si streccia un pochino e ancora sali, apri e scendi e ancora su. Bene, senti anche questa benefica torsione del busto senza pensarci troppo. L'unica cosa che, a cui devi fare attenzione è sempre il neutro del tuo bacino, quindi sempre quella percezione di pavimento pelvico trasverso che stanno continuando a sostenerti e ad allungarti verso il soffitto. Facciamo l'ultimo da questa parte. Bene, ora portiamo entrambe le braccia su verso il soffitto e andiamo ad allungare un braccio e poi l'altro, quindi stiracchiamo un pochino un lato del nostro busto e l'altro. Anche qui la costante sono i nostri ischi che rimangono ben appoggiati mentre il busto fa questa piccola flessione laterale. L'idea è vai verso il soffitto e verso il soffitto e ancora su, facciamo gli ultimi 4, gli ultimi 3, gli ultimi 2, ancora uno e poi torniamo verso il basso. Appoggiamo le mani sul tappetino, braccio destro che sale, inspira ed espira. Fai scivolare la mano sinistra, ischi bene in appoggio e vai ad allungare tutto il tuo lato destro. Ritorna su, apri e scendi. Cambia direzione. Quindi mantieni questa curva del braccio sopra la tua testa e torna e scendi, avanti ancora, crea questa cornice rotonda sopra la tua testa e poi fa scivolare leggermente la mano sul pavimento ma senza fare questo, quindi senza seguire con il bacino. Ritorna su e scendi ancora, sali, cornice rotonda, fletti la colonna, anche la cervicale segue il movimento del busto, ritorna su e scendi. Porta le braccia in questa posizione, quindi cerca di allineare la spalla e il gomito, palme che guardano verso di te, inspira qui ed espira, apri. E qui pensa di rimanere proprio con gli angoli di 90 gradi, quindi gomito a 90 gradi. Inspira, prepara ed espira, apri. Senti il lavoro delle scapole che si chiudono per aprire le tue braccia. E ancora fuori l'aria, apri. E ritorna, apri di nuovo. Pavimento pelvico trasverso sempre attivo. E ancora, fuori l'aria, apri e ritorna ancora, fuori l'aria e facciamo gli ultimi due così, apri e ritorna ancora, apri, ritorna e rilassa. Ora abbracciati, quindi cerca di tirare bene le mani verso le spalle e dondola destra a sinistra. Cerca di dare un pochino di allungo alle tue braccia qui. E poi cambia braccio che è sopra, braccio che è sotto, quindi stessa cosa con l'altro incrocio delle tue braccia. E lascia andare. Ora mettiamo le mani dietro la nuca e pensiamo di lavorare solo con una piccola flessione della cervicale. Quindi attenzione a non curvare in avanti il busto, ma a flettere delicatamente la cervicale creando la sensazione di allungo della cervicale. Inspira gomiti aperti, espira chiudi i gomiti e delicatamente scendi, tira. Rimane qualche secondo qui e poi riapri i gomiti e ritorna con lo sguardo bene a livello. E di nuovo scendi, senti quel delicato tiro sul tuo collo e poi ritorna in apertura con i gomiti e di nuovo scendi. E risali ogni volta, prova a vedere se riesci a scendere un millimetro in più, ancora uno, torna verso l'alto, rilassa le braccia e un paio di rotazioni indietro, ne facciamo 5, 2, 3, 4, 5, cambia direzione, portale avanti per 5, lascia che le mani scivolino sulle ginocchia per accompagnare il movimento delle tue spalle. Bene. Ok, quindi prenditi un attimo adesso che sei seduto, è finito la lezione, per sentire
sempre la contrazione del pavimento pelvico, la connessione con il trasverso, la sensazione che questa muscolatura crei veramente un corsetto, un supporto alla tua colonna vertebrale e che la sensazione di forza dei tuoi addominali si accompagni a una sensazione di apertura del petto, di allungo verso l'alto, veramente la sensazione di sentirsi più alti di un paio di centimetri. E quindi cerca di ritrovare durante la giornata questa sensazione di allungo. È ovvio che noi tendiamo sempre a accasciarci un pochino, a rilassare, è a volte il nostro pensiero, quindi cercheremo di far diventare queste attivazioni sempre più spontanee, sempre più automatiche, in modo da che anche il nostro pensiero possa scatenare quell'attivazione che migliora la nostra postura. Bene, ci siamo, la lezione si conclude, io mi avvicino al PC solo per farvi un saluto, spero che la lezione vi sia piaciuta. Bene, e la lezione rimarrà ovviamente sul canale YouTube, quindi la potrete vedere in qualsiasi momento. Grazie mille per il vostro supporto e ci vediamo alla prossima. Un grandissimo bacio a tutti.